Ignazio Mosera Verissimo, la mia famiglia non è preoccupata per Cecilia. Verissimo, intervista a Ignazio Moser, le parole sulla famiglia e su Cecilia Rodriguez. La famiglia di Ignazio Moser non è preoccupata per la sua storia con Cecilia Rodriguez? A farlo sapere lo stesso sportivo a Verissimo. Ospite per la prima volta di Silvia Toffanin, l'ex concorrente del Grande Fratello VIP ha precisato che molte delle interviste rilasciate dal padre, il famoso ciclista Francesco Moser, sono state gonfiate ad arte dai giornalisti. Tanto che i genitori di Ignazio non hanno avuto problemi a riabbracciarlo una volta tornato a casa. Non solo, a detta dello stesso Ignazio non vedono l'ora di conoscere la sorella di Belen, che sembra fare sul serio con Moser Junior. Ma allora perché il papà e la mamma di Ignazio non hanno fatto sorprese all'interno della casa di Cinecittà? Tutta colpa, se così si può dire, della loro grande riservatezza e discrezione. Lo stesso Ignazio ha confidato alla compagna di Pier Silvio Berlusconi che la sua è una famiglia molto semplice, che ci tiene a vivere nel massimo riserbo. Ignazio e Cecilia, una nuova vita dopo il Grande Fratello VIP. Le cose che sono uscite in questi giorni sono state parecchio montate. Nessuno in famiglia è preoccupato. Mia madre non ha sollevato nessuna critica, ha spiegato Ignazio Mosera Verissimo. Dichiarazioni che hanno poi trovato riscontro nella realtà. Dopo la registrazione del programma, infatti, il 25enne ha portato Cecilia Rodriguez a Trento. Qui, come testimoniato dalle numerose foto e video su Instagram, l'argentina ha conosciuto i familiari e gli amici più cari del nuovo fidanzato. E, a giudicare dai grandi sorrisi, si è subito integrata con la famiglia Moser. Ignazio Moser, nuove precisazioni sulla storia dell'armadio. Nel frattempo, sempre a Verissimo, Ignazio Moser ci ha tenuto a fare delle precisazioni sulla storia dell'armadio. Il nuovo cognato di Belen e Jeremias ha ribadito per l'ennesima volta che non è accaduto nulla in quel frangente e si è detto molto dispiaciuto per le illazioni uscite sul conto di Cecilia. Lo giuro sulla cosa più cara che ho, non è successo nulla, ha assicurato.